sia come la Campania, Milano e Brescia come Napoli o forse anche più. Un traffico milionario che ha seppellito tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici pericolosi sotto i nostri piedi. Facevano stoccaggi autorizzati, legali, e poi sempre gli stoccaggi autorizzati facevano gli stoccaggi abusivi, in attesa delle partenze dei rifiuti. Tutta In Lombardia qual è la terra dei fuochi? la Lombardia. Tutta la Lombardia è terra dei fuochi. Non c'è molta differenza tra il Brescia e tra il Campania, sono tutte così. L'Italia è tutta messa male. L'Italia è tutta piena di tossici e nocivi, interrati e non interrati, bruciati, è tutto un casino. Secondo me, se arriviamo a campare tutti gli italiani, ancora 40 anni, ma siamo già tutti malati. Nella provincia di Mantova, il dottor Ricci, anni fa, aveva fatto una valutazione epidemiologica di tutta la provincia di Mantova e in particolar modo sono stati rilevati molti elementi di rischio dal punto di vista cancerogeno per le aree vicine alla provincia di Brescia, vale a dire l'area di Asola del Castiglione delle Stiviere, che quindi confinano qui a sud con la Bassa Bresciana. Run. Di Brescia su questo tema ha sempre tergiversato, preso tempo, sta di fatto che la nostra ATS di Brescia fino ad oggi non ha attivato dei grandi studi epidemiologici importanti e tanto è vero che noi medici di famiglia non abbiamo nessun report dall'ATS rispetto ai dati di mortalità e morbilità della nostra provincia. Io invito anche formalmente l'ATS, con la nuova gestione attuale, a dare a tutti i medici le informazioni necessarie per gestire al meglio il nostro ruolo di sentinelle sul territorio. Perché tutti noi abbiamo pazienti con tumori, tumori al fegato, le leucemie, anche leucemie infantili soprattutto, tumori ai testicoli anche, tumori al rene, tumori polmonari. Ma il nostro punto di vista è sempre molto particolare e abbastanza univoco sui singoli pazienti. Ci manca una visione d'insieme che ovviamente può avere e deve avere la struttura sanitaria che gestisce il territorio, cioè l'ATS. Ecco, io chiedo, anche vista l'opportunità, che dall'ATS arrivino dei report su questa situazione, perché se vogliamo veramente dare concretezza all'articolo 5 del codice deontologico, vale a dire controllare il territorio rispetto ai fattori di rischio, dobbiamo avere anche la situazione sanitaria generale del nostro territorio.